noi adesso ci troviamo nella tua abitazione. Come vivi questo luogo? È importante per te il luogo della dimora, dell'abitazione, del luogo dove passi poi parte del tuo tempo quando non sei in studio, o lo vivi appunto come un momento solo di quotidianità? Io ho sempre avuto il mio studio nell'abitazione, quindi è solo da pochissimi anni che ho uno studio separato dall'abitazione e ho sempre lavorato in casa e quindi per me è molto più naturale, molto più facile continuare a lavorare anche nell'abitazione e l'abitazione, soprattutto il fatto di aver scelto Milano come luogo dell'abitazione, è sicuramente molto importante in quello che sono e in quello che faccio. E al punto che anche se ho preso questo laboratorio alle porte di Milano, al Parco Lambro, da poco tempo, trasferendola allo studio, in realtà ne ho ricreato un altro qui in casa. E quindi adesso nell'abitazione c'è un piccolo laboratorio di pittura e di là c'è tutto il resto, c'è l'archivio, c'è l'ufficio, c'è il deposito di tutte le cose, lo spazio per lavorare a dei lavori più grandi, però sia per l'elaborazione, prendere appunti, guardare, avere un computer qui, e realizzare una parte delle opere, che sono soprattutto quelle pittoriche, continuo a lavorare. E ti piace quando lavori essere solo con te stesso o anche condividere i tuoi momenti creativi o di immaginazione con altre persone? Lavoro bene in tutte e due le dimensioni, quindi non ho difficoltà a concentrarmi se ci sono altre persone, e spesso è anche un modo di lavorare un po' più disteso. È apparentemente distratto perché magari stai chiacchierando con delle altre persone, mi aiuta molto a completare l'esecuzione di certe cose che sto facendo e ho sempre avuto l'abitudine di lavorare in spazi condivisi con altre persone. La tua storia, la tua formazione è strettamente connessa al mondo della natura, alla terra. Infatti sei nato in provincia di Mantova, esattamente ad Asola, in una cascina, e poi hai percorso gli studi laureandoti in agraria. Questa tua forte connessione con il mondo naturale ha influito sul tuo lavoro artistico? Ha influito molto perché io ho una preparazione differente da quelle che viene somministrata agli studenti che studiano arte. Quindi ho avuto la fortuna di potermi avvicinare all'arte seguendo soltanto quello che mi interessava, sviluppando un percorso personale che partiva da una formazione completamente differente. Io ho una formazione legata alle scienze. E ho cercato di studiare agraria perché era l'unico insegnamento che mescolava alcuni elementi di materie umanistiche con materie scientifiche. Anche se io provenivo da una famiglia Certo. contadina, dalla terra, mi interessava la natura e tutto quanto, in realtà il motivo vero per cui ho scelto scienze agrarie è perché mi interessava avere una preparazione molto ampia, non specializzarmi subito su una disciplina particolare, anche se mi interessava l'arte, ad esempio. Ma perché avevo delle curiosità più ampie, quindi ho una formazione che più risale all'enciclopedismo in questo senso. Possiamo dire che questa forte connessione con la scienza, con la biologia, è rientrata nel tuo lavoro da un punto di vista della trasformazione, della È mutazione? un concetto fondamentale nelle materie scientifiche biologiche che ho studiato io, soprattutto in ecologia, è il concetto di ciclo naturale, che vuol dire la completa trasformazione ciclica nell'ambiente. Il bilancio dell'energia e della materia nell'ambiente avviene in forma ciclica. A un certo punto hai deciso di abbandonare, diciamo, la campagna, il mondo naturale, e di trasferirti nella città, nella metropoli milanese. Cos'è che ti ha portato a spostarti in un centro come Milano rispetto alla campagna? È successo molto presto, proprio per iscrivermi alla facoltà di agraria, quindi nell'80, se non sbaglio, e seguivo non soltanto la possibilità di approfondire gli studi venendo all'università, ma anche il fatto che Milano era una città che mi attirava molto, quindi l'idea di spostarmi dalla campagna alla città mi permetteva di approfondire i miei interessi, soprattutto la musica. Quindi quello che io ho seguito di più negli anni della mia formazione universitaria è stato, come succede per tutti gli adolescenti e i giovani, la
l'interesse per la musica più che per le arti visive, che ho scoperto tardivamente, nel senso che conoscevo molto bene, mi interessava l'arte antica e anche l'arte extraeuropea di tutto il mondo già da ragazzo, ma arrivavo fino alla pop art, non è che conoscevo quello che era stato gli sviluppi successivi o cos'era l'arte contemporanea in quel periodo, i primi anni 80. L'ho scoperto per caso, capitando in mezzo degli studenti di architettura del Politecnico, quindi una facoltà vicina a quella dove io ero, perché avevo l'abitudine di andare a seguire o sentire o vedere quello che facevano i miei coetanei, gli amici che frequentavano altre facoltà umanistiche o a facoltà più tecniche come ad esempio architettura. E lì ho scoperto le lezioni di Corrado Levi, lì ho scoperto i suoi studenti che mi hanno coinvolto in una mostra che stavano organizzando a Milano e loro mi accompagnavano a vedere delle esposizioni d'arte. La tua prima mostra personale è del 1986 proprio presso lo studio di Corrado Levi. Quindi Corrado Levi è stato un po' il tuo iniziatore, diciamo, al mondo dell'arte. Questo ha influito, penso, sulla tua ricerca. Lo consideri Corrado Levi il tuo maestro o è stato una parte iniziale? Lui si poneva come docente perché aveva sia l'età che il carisma per riuscire a farlo e lo considero quindi uno dei miei maestri più importanti. Ma la cosa importante di quell'epoca è che la formazione avveniva in un modo molto orizzontale, quindi io penso che sono stati altrettanto maestri tutte le altre persone, spesso anche più giovani di me, con cui c'era un rapporto di scambio molto forte. Persone che non necessariamente erano già artisti, come Franco Busatta o Amedeo Martegani, che sono persone che io frequentavo all'epoca, certo. Mi hanno enormemente influenzato. Quindi vedi una differenza sostanziale tra quel mondo, allora eravamo verso la fine degli anni 80 a Milano, e la scena artistica attuale contemporanea, o trovi delle assonanze? Sicuramente era un momento storico completamente differente. Quello che adesso chiamiamo sistema dell'arte era ancora in una fase embrionale, stava crescendo e nascendo. Era un mondo di appassionati che avevano la fortuna di potersi frequentare direttamente fra di loro. Un mondo ancora non completamente assorbito dalla cultura dominante come avviene adesso, dove l'arte contemporanea è diventato un fenomeno di massa. All'epoca era un fenomeno totalmente di nicchia, per pochi appassionati, e non era facile intercettarlo, ma era accogliente. Adesso è diverso, è totalmente istituzionalizzato, sì. Addirittura c'è questa presenza della finanza che ha trasformato completamente il tutto. Il mercato ha preso il posto forse della ricerca e dello scambio. Adesso non è più così, anche nella formazione dei giovani artisti tutto avviene attraverso dei canali molto complessi, molto competitivi di formazione istituzionale. C'è un ritorno a un'arte molto ufficiale, molto bella, molto spettacolare, socialmente influente, socialmente impegnata, che però rischia di perdere il lato più poetico e di comunicazione personale fra le persone. E quindi quei pochi matti che avevano voglia di comprarsi l'arte contemporanea lo facevano anche come sfida personale. Adesso questo elemento di grande calcolo economico che c'è sempre dietro tutte queste scelte rischia di monopolizzare troppo già anche la committenza verso l'artista. Quali sono le tue fonti di ispirazione dell'arte? Sono dei maestri, quindi più che delle ispirazioni sicuramente ci sono dei maestri che mi hanno influenzato, che magari hanno a che fare con la produzione in altre discipline, la musica, la moda, l'illustrazione, il fumetto, il design, l'architettura mi hanno influenzato altrettanto. Delle arti visive, il teatro, la televisione. Io nasco con la televisione, quindi faccio parte sicuramente di quella generazione di artisti che è stata molto influenzata dalla società dei consumi, dal consumo culturale. Di riflesso c'è questo elemento del consumo, anche delle produzioni culturali, che si è diventato sempre più veloce, che è forse nato nel mondo dello spettacolo e della musica, e coinvolge anche quello delle arti visive, dove in realtà il punto è importante che ci sia un tempo più lungo di maturazione di quello che fanno gli artisti. Io sono stato molto fortunato da questo punto di vista, perché il momento della mia formazione è coinciso già col momento della
dal riconoscimento di quello che facevo. Io non mi consideravo per niente un artista e facevo già delle mostre personali. Come artista tu come ti definisci o ti definiresti? Pittore, scultore o altro? Ma io faccio una piccola microguerriglia e faccio un tentativo di far vedere che si può essere reattivi a questo diluvio visuale che abbiamo. Non è soltanto un diluvio visuale, ma anche poi legato al suono e alla produzione testuale, anche se io scrivo poco e non ho prodotto per niente opere video o sonore, però spesso questi altri elementi legati al suono soprattutto sono entrati a far parte del lavoro che ho fatto come artista visivo. Faccio fatica a definirmi di più scultore, pittore o disegnatore, anche se il disegno è una delle cose che diventa la base che unisce molto, molto spesso tante opere che ho fatto. C'è molto spesso una manipolazione personale, più che manuale, di tante materie. Io sono molto di più un manipolatore, un trasformatore, che non semplicemente un creatore. Che caratteristiche dovrebbe avere per te un'opera d'arte per essere considerata tale? Le caratteristiche non le definisco mai io, ma le definisce chi ha voglia di recepirla come arte. Per me l'arte è soltanto quella che qualcuno riconosce come arte. Quindi l'arte si è allargata enormemente, e c'è una produzione sterminata, i tipi di artisti sono differentissimi, però rimane sempre questo rapporto molto preciso di artista che viene riconosciuto dal suo pubblico. Per me è molto più importante sapere chi è l'artista piuttosto che cos'è un'opera d'arte. Quando io guardo opere che mi interessano, cerco di sapere chi le ha fatte o mi incuriosisce anche solo il fatto che le ha fatte qualcuno. Magari non saprò mai chi le ha fatte. Se tu dovessi dare un consiglio a un giovane che vuole intraprendere la vita dell'artista, cosa gli diresti? Vi direi di ricordarsi che la professione artistica è molto più articolata e si articolerà sempre di più di quello che sembra. Di non fidarsi soltanto di cercare una propria collocazione nel sistema dell'arte, soprattutto dal punto di vista del mercato e della finanza, perché i committenti dell'arte sono molto più ampli di quello che sembra. Quindi il primo committente, che è l'informazione e il collezionismo pubblico e privato, che monopolizzano l'informazione sull'arte e la formazione, paradossalmente, in realtà sono una parte di sbocco professionale molto limitata. Mentre il campo della formazione, della trasmissione dell'artisticità e i progetti educativi, è un campo enorme che è sempre rimasto molto ampio, e direi anche al giovane aspirante artista di non mitizzare la professione dell'artista. È una professione molto difficile, che consuma le persone, è invece molto più salutare poterla fare dedicandosi anche ad altro. Nel tuo lavoro rientra spesso il materiale della carta, la carta poi utilizzata sotto varie vesti. Ma cosa ti interessa di questo materiale? La leggerezza, la spontaneità, la duttilità? Come mai l'hai utilizzato in passato e lo continui a utilizzare anche oggi? Allora, l'ho utilizzato così tanto perché sono un uomo del Novecento e allora non c'era ancora stata la rivoluzione digitale che trasforma tutti i materiali che vengono stampati tradizionalmente su carta dentro delle immagini, dei testi, delle altre cose, dei contenuti che stanno apparentemente su dei visori, degli schermi, delle altre cose. Quindi fa parte di una cultura antiquata a cui io faccio parte, dove tutto questo materiale della cultura di massa, immagini della cultura di massa o testi della cultura di massa, era principalmente sulla carta. Mi interessava quello. C'era anche lo stesso materiale che arrivava attraverso la televisione, il cinema, ok. Però diciamo che molti di questi materiali della cultura di massa, guarda caso, erano veicolati da un materiale molto comune e poco caro, che era la carta. Spesso è un materiale molto povero, mi piaceva anche il fatto che fosse così povero, ed è un materiale che ha una tattilità che mi interessa molto e era l'ideale per poter essere trasformato.
proposito della carta, un altro elemento che utilizzi spesso sono le enciclopedie. Enciclopedie che danno anche questo senso del viaggiare stando fermi in un luogo, no? E a proposito dell'enciclopedia, c'è un lavoro che secondo me è molto interessante, che è del 2009, che se non mi sbaglio, che avevi realizzato per la prima volta nella chiesa di Santo Spirito a Roma. Il titolo è proprio Enciclopedie. L'anno in realtà è precedente, l'anno prima, 2008, perché 2008. La prima volta l'ho esposto non a Roma ma a Venezia, alla Fondazione Querini Stampaglia, in una forma più ridotta perché i volumi dell'enciclopedia in quel caso erano soltanto 300, mentre poi nell'installazione all'ex ospedale di Santo Spirito in Saxia a Roma sono diventati addirittura 600. In tutte e due le esposizioni c'era presente della lana cardata, che suggeriva un'ambientazione un po' sospesa, un po' particolare, un po' povera. Assieme a queste enciclopedie, mentre in una mostra successiva che è avvenuta al Museo Paolo di Pezzoli qui a Milano, ho presentato le enciclopedie con un numero ridotto di volumi in un ambiente più piccolo e senza la lana. La carta che poi avevi già utilizzato negli anni Ottanta con il famoso ciclo sulle turbine, con queste sculture che ricreavi, costituite proprio di carta, riprese da riviste, da giornali, da libri di fumetti, e queste installazioni che poi diventavano opere, sculture che diventavano anche di dimensioni molto, molto grandi. Come nasce questo lavoro? Nasce molto semplicemente con l'idea di piegare in forma molto molto infantile, semplice, dei fogli di carta. Sono dei fogli di carta su cui avevo dipinto ed erano dei fogli trovati. Quindi io nei primi anni 80, senza assolutamente considerarmi un artista, raccoglievo dei fogli usati di qualsiasi tipo, fogli di calendari, pagine di giornale, locandine, manifesti, e li utilizzavo come base per dipingerci sopra la tempera, modificando le immagini se ce n'erano già oppure lavorando sul retro o con altre immagini. Questo ciclo di carte mi è servito per poi utilizzare questo materiale per fare qualcos'altro, quindi non continuare a dipingere ma trasformare la carta in qualcosa di tridimensionale, non so, una forma di piccolo aereo di carta, oppure ho scoperto che semplicemente bastava piegare le foglie, le pagine, un po' per volta di un libro, di un fumetto ad esempio. Forse è anche un po' una reazione mia, un po' giovanilista, alla cultura libresca del tempo, e che comunque anche un po' nel DNA della cultura italiana, purtroppo. Questa pedanteria e mania di essere sempre libreschi, legati ai testi, ai sacri testi della nostra tradizione, e questa attitudine scolastica di insegnarci tutto solo coi libri. Mentre per me la conoscenza anche passa attraverso qualcosa di molto più fisico. E allora ad esempio ho trasformato tutti i miei libri del liceo in turbine. Su questi libri sei intervenuto anche con una sorta di gesto molto radicale, che è la trapanatura, non solo sui libri in questo caso, ma anche sui dischi o su sui CD, su altri elementi. Come mai questo gesto così radicale? Intanto noi viviamo in una società di consumi dove continuamente consumiamo e trasformiamo e distruggiamo tutto quello che ci circonda. Quindi fa parte, è un riflesso di questa idea di trasformazione, di consumo. Però è anche l'idea un po' contadina di dover sacrificare il seme per ottenere la pianta. Cioè si prende qualche cosa che ha già un valore, che è interessante di per sé, e il gesto artistico lo trasforma anche violentemente, radicalmente, perché si vuole cercare di arrivare ad avere qualcosa che ha un'altra vitalità, un'altra autonomia come opera, come oggetto in sé. E quindi sono disposto a sacrificare un disco in vinile che non ascoltiamo più per ottenere un'opera che ha qualche cosa di materialmente differente, attraverso un disegno che passa attraverso il vinile a partire dalla copertina. Perché utilizzi spesso la fotografia, nel senso che c'è un passaggio che è quello tra le fotografie che realizzi tu, che poi disponi in un archivio molto, molto preciso, molto ordinato, e poi è
la base di partenza o diviene in alcuni casi anche il lavoro stesso. Mi piace molto che nella cultura di massa la fotografia e stampare questa fotografia su qualche cosa crea degli oggetti che duplicano un cosiddetto originale. Io per tanto tempo ho pensato che da artista non avevo bisogno di creare nuove immagini perché c'erano talmente tante attorno che bastava soltanto indicarle o trasformarle per ottenere qualcosa di vitale, di interessante. E solo il gesto di scegliere delle cose era già un gesto artistico molto importante. Poi mi sono accorto che tutte le immagini che creavo pure io in diapositiva negli anni 90, digitalmente successivamente, fanno parte di questo enorme flusso di produzione continua, incessante, di immagini che fa chiunque oramai, e quindi le mie immagini, anche se non avevano una pretesa di essere artistica, erano comunque un materiale molto comune che chiunque usava e che valeva la pena che usassi anch'io. Stefano, che l'arte sia sempre con te.